頑張ってたってそれはそれなりの結果で生け花のように葬式をらしく意味のあるなしを決めつけないでうまいやり方をし合うみんなクールになってペルエルを飲んで窮屈そうに身をかがめても今じゃ誰もがそうしてる天井のないエコルームに誰かが僕を放り込む君のスピードでもって同じフレーズを弾いて冷たい時に寄り添って路地に一人、ゴミ箱に一人雲どもも来るなら来い。ダメだクラピカ、こんなに警戒された状況で三人を相手になんて勝ち目がない。嫌でしょ。コラッジョ、è arrivato il mio momento。Accidenti, Gon, ma sei impazzito? Ammetto che vi stavo seguendo, ma non lo farò mai più. Vi prego, perdonatemi. Ancora quel marmocchio. È quel ragazzino di cui mi avevate parlato? Sì, di solito va in giro con un altro. Ehi, dov'è il tuo amico? Perché ci pedinate? Non sapete che la mafia non pagherà più nessuno per catturarci? Che cosa? Non è possibile, io credevo che... Che ne facciamo di loro, capo? Legali. Ciao, Finks. Sono io. Vieni subito al Beach Tech Hotel. Non è meglio sbarazzarci di questi due prima? No, voglio fidarmi della tua sensazione di poco fa. Se quei due sono veramente in contatto col tizio delle catene, è meglio tenerli prigionieri. Spero proprio che la mia intuizione sia giusta. Chiedo scusa, avrei una domanda da farle. Vorrei sapere perché ci tenete prigionieri se non intralciamo i vostri piani? Che anche se non mi sembri pericoloso, percepisco dell'odio verso di me. E anche per un'altra ragione, perché non fai parte del nostro gruppo. Non so esattamente il motivo. Non ho le idee molto chiare e non amo parlare di me. Non davanti agli sconosciuti. Ho sempre delle difficoltà a farlo. Magari è il mio passato. Di solito è proprio lì che nascono le inibizioni. Ma che cosa sta dicendo? Ehi, capo. Andiamo all'hotel e aspettiamo la squadra di Finks. Se cercano di scappare, falli fuori. Agli ordini, capo. Dobbiamo tenerci a qualche metro di distanza. Altrimenti ci scopriranno e finiremo nei guai. Noi due da soli non ce la faremo a batterli. Accidenti. Cerca di mantenere i nervi saldi, è importante. Sì, lo so benissimo. No, invece, non lo sai affatto. Gon e Killua sono stati catturati anche per colpa tua, non dimenticarlo. Se non fosse perché hai parlato troppo, ora se ne starebbero a casa sani e salvi.
Se scoprono il tuo travestimento, chi andrà a salvare quei due poveri ragazzi? Hai ragione. Adesso non abbatterti. Capisco che non vedi l'ora di agire, ma non essere impulsivo. Il nostro piano fallirà. Giusto. Fortuna non c'è nessuno che mi sta seguendo. Ma devo stare molto attento. Non voglio rischiare la mia vita per uno stupido lavoro e nemmeno per fare la guardia a quella ragazza. Elise e i miei cani sono tutta la mia vita. Non posso abbandonarli. Accidenti, l'hotel ormai è vicino, dovrei essere quasi arrivato. Ma questo traffico non ci voleva. Sta cercando di lasciare la città. Si muove a più di 50 km all'ora. Quale gruppo troverà per primo il ragazzo delle catene? Il nostro o quello del capo? La copia degli occhi scarlatti di Cortopi svanirà tra pochi minuti. Sarà meglio sbrigarci. Non ci sfuggirà. Sta rallentando. Adesso va a 30 km all'ora. Oh no, sono imbottigliato! Dai! Cortopi. Da quella parte. Yeah! Calmo. Devo restare calmo. Ho un sacco d'esperienza. Non posso perdere il controllo proprio adesso. Sei impazzito! Attento! Oh no, sono quelli della brigata! Chi ti ha dato la patente? Non mi scapperai. Se sei il ragazzo delle catene, voglio vederti in faccia prima di farti fuori. Meno male. Non hai più scappo! Adesso è arrivato il momento delle presentazioni ufficiali. Chiami Sukuwara? Sì, però non mi risponde. Spero soltanto che non si sia cacciato nei guai. Non è il ragazzo delle catene. No, però è sulla mia lista. Dai, scendi. Ok. Devo stare tranquillo. Non devo perdere la calma. Non è la prima volta che mi trovo nei guai. Ma ho una brutta sensazione. Come un presentimento nefasto. Credo di essere arrivato al capolinea. Stasera non me la caverò. Non fare un movimento se ci tieni alla pelle.
Rispondi sinceramente alle domande che sto per farti. So che nel tuo gruppetto c'è anche il ragazzo delle catene. Dove si trova? Di chi stai parlando? Non l'ho mai sentito nominare. Quando la famiglia Nostrado saprà quello che mi stai facendo... Ti conviene dire tutta la verità, altrimenti ti assicuro che te ne pentirai. Ti avevo detto di non muoverti. Ti consiglio di non fare resistenza e di rispondere alle sue domande. Cosa avete fatto al nostro amico Ubo? Mi riferisco a quella specie di gigante che avete catturato. L'ultima informazione che ho su di lui è che alla fine ci è scappato, non so altro. Dove sono quelli del tuo gruppo? Non lo so, ognuno è andato per la sua strada e io non ho più notizie di nessuno. I bugiardi non mi sono mai piaciuti. Ma è la verità, non potrei mai mentire in un momento simile. Te lo chiedo per l'ultima volta, dove si trova il ragazzo delle catene? Non ne ho proprio idea, non so nemmeno di chi stai parlando, non lo conosco. Ho ancora una domanda. C'è una donna speciale nella tua vita? Certo, e scommetto che si chiama Eliza. È molto carina. Non la dovete toccare, sono stato chiaro! Se l'è meritato. Gli avevo detto di restare immobile per ben due volte. C'è stato un omicidio! Chiamate la polizia! È stato il samurai! Sei riuscita a sottrargli qualche informazione? Certamente. Ma farei troppa fatica a spiegarvi tutto a parole. Posso spararvi la sua memoria in testa. Ci spari cosa? Fidatevi. Sono pronta. Mi ha autorizzata a procedere. Ti conosco bene e so che non ci faresti mai del male, quindi continua pure. Accidenti, adesso si mette a sparare ai suoi alleati! Ma questa è una strage in piena regola! Credo che tu l'abbia detto per confonderci, ma so bene che è una trappola. Adesso controllo se ci sono delle altre spie fra di voi. Trovata! Lo sapevo che mi nascondevi qualcosa. Non puoi bloccare il suono con i tuoi aculei, non è vero? Ehi, aspetta un attimo. Dove credi di andare? Beh, dovresti immaginarlo. Ho intenzione di fermare Ugo. Ma sei impazzito? Lascia che chieda un consiglio ad Alzo. Grazie, non ne ho bisogno. Sei tu, Sukuhara. Non pensavo di vederti. Comunque sono molto contenta che tu sia qui. Pensi che bastino queste stupide catene per fermarmi? Finiscimi prima che io perda la pazienza. Sta zitto. Ma come sei scontroso? Io volevo solamente esserti d'aiuto e darti un'informazione. Cosa stai aspettando? Coraggio! Ti ho detto di stare zitto! Caspita, ha veramente un bel faccino il nostro Kurapika.
Presto vendicherò il mio amico Ubo. La mia vendetta sarà tremenda. Perfetto, adesso sappiamo com'è fatto e conosciamo persino il suo nome. Sono stati colpiti e sono ancora vivi. Forse staranno girando la scena di un film. Sì, però, quello è... L'uomo che stavamo inseguendo si chiama Sukuhara. In effetti non sapeva quello che era successo a Ubo dopo che il ragazzo delle catene lo aveva catturato. A proposito, il ragazzino ha un nome. Un ottimo lavoro. Vi aspetto all'hotel Beach Taker. Conosciamo l'identità del tizio con le catene. Il nostro piano procede. Andiamo. Fortunatamente ho fatto in tempo a spiegare a Kurapika tutti i dettagli dell'operazione. Scommetto che non ci lascerà nei guai. È uno in gamba. Non si sarà fatto catturare da quelli della brigata. Però non avevamo ancora deciso il momento giusto per entrare in azione. E soprattutto non sa dove siamo diretti. Dobbiamo informarlo dei nostri spostamenti. Altrimenti, come farà a salvarci? Senrizzo ha un ottimo udito e grazie alla telefonata sa dove siamo diretti. Quando saremo arrivati all'hotel dobbiamo dare il via alla contromossa, stando attenti a non far saltare le nostre coperture. Spero che Leori e Kurapika abbiano preparato tutto. Ma purtroppo non ci siamo messi d'accordo su quando iniziare le operazioni. E senza aver stabilito un piano preciso, è impossibile riuscire a sconfiggere quelli della brigata. Sì, non ci sono dubbi. Bisogna sincronizzare le nostre azioni. Devo trovare uno stratagemma per comunicare ai nostri amici come e quando dare inizio all'operazione. Adesso ci sono troppe vite in gioco. Non possiamo andare allo sbaraglio. Bisogna mantenere i nervi saldi. Altrimenti tutto il nostro piano andrà in fumo. Di aspettarli qui. Accidenti, non hanno mai abbassato la guardia. E da adesso in poi staranno ancora più attenti al minimo movimento. Spero soltanto che i nostri siano già arrivati. Senrizzo, riesci a sentirmi? Se mi senti, dammi un segnale. Fai in modo che io capisca che mi stai ascoltando. Posso parlare più forte di così. Ce la caveremo. Accidenti, non funziona. Non riusciamo a comunicare con loro. E adesso? E insomma, mai visto a che ore sono? Leorio! Sei uno stupido. Che cosa ci fai all'hotel Beiluk? Dovevi venire all'hotel Beach Taker. Possibile che tu non capisca mai niente? Ho deciso, sei licenziato. Ehi, voi, che cosa state guardando? Fatevi gli affari vostri, capito? Lo tolgo di mezzo. No, sta ferma. Non dobbiamo dare nell'occhio. Lo spettacolo è finito, signori. È chiaro? Ehi. Sei ancora al telefono? Ci ho ripensato. Ho ancora bisogno di te per un paio di giorni. So che mi pentirò, ma sono nella completa oscurità. Ricordati, questa è l'ultima volta che chiudo un occhio. Se sbagli di nuovo ti licenzio in tronco.
Ascoltami con attenzione. Alle 7 in punto ti voglio qui all'hotel. Se tardi anche di un solo secondo, vengo a cercarti e ti strozzo con le mie mani. Completa oscurità. Chiudere un occhio. 7 in punto. Sono messaggi in codice e anche Kurapika lo sa. Approfitteremo del buio. Questo ragazzo mi farà impazzire. Accidenti. Mi ci vorranno solo 7 secondi per liberarmi da queste corde. E poi potrò sferrare un attacco. Se ho capito bene, dovremo provocare un blackout. Così loro tre non vedranno più niente per qualche istante. Buonasera a tutti. Eccoci di nuovo col vostro programma preferito di dediche musicali. Fra le mille richieste che ci arrivano, abbiamo scelto di accontentare quelle di un nostro ascoltatore storico. Gli facciamo sentire Moonchild. Mancano solo 5 minuti.